Diamo adesso la parola a Stefano Pezzato, curatore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, che illustrerà il nuovo percorso espositivo che avrete modo di visitare al termine della cerimonia. Egregio direttore, professori, autorità, gentili signore e signori, a nome del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, desidero ringraziare la Scuola Normale Superiore per la collaborazione inaugurata nel 2012 e rinnovata quest'anno con l'aggiornamento del percorso artistico contemporaneo all'interno del Palazzo della Carovana. Due anni fa abbiamo condiviso il progetto di aprire un dialogo fra questo prestigioso istituto universitario e il Centro Pecci, a cui è riconosciuto il ruolo rilevante di Museo Regionale per l'Arte Contemporanea, con l'intento di fornire nuovi strumenti di formazione, mettendo in relazione le diverse vocazioni alla ricerca storico-artistica e alla promozione culturale. Inserendo una selezione eterogenea di opere d'arte contemporanea in vari ambienti della scuola normale, abbiamo proposto un laboratorio di nuove visioni per favorire lo sviluppo di uno spirito critico negli studiosi, nei professionisti, nei cittadini e nei frequentatori di queste prestigiose stanze. Negli ultimi anni il Centro Pecci ha avviato una politica di valorizzazione e diffusione territoriale della propria collezione in vista della conclusione dei lavori di ampliamento della sede museale di Prato, che sono fissati per il 2015. In questa prospettiva il Centro ha avuto occasione di collocare a lungo termine varie opere contemporanee negli ambienti riadattati dell'ottocentesca Villa Fabbricotti a Firenze, sede operativa e di rappresentanza dell'Agenzia Regionale Toscana Promozione. Inoltre ha avuto occasione di inserire per progetti temporanei alcune opere di artisti toscani o attivi in Toscana, in prestigiose sedi fiorentine, ne cito solo alcune: Palazzo Sacrati Strozzi, Galleria dell'Accademia, il Museo di San Marco, e nel percorso museale della Villa Medicea di Poggio a Caiano, uno dei principali siti medicei dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Nel Palazzo della Carovana, le opere d'arte contemporanea provenienti dalla collezione del Centro Pecci sono poste a confronto con spazi diversi e con funzioni specifiche di questa storica sede universitaria. Convivono inoltre con opere del passato collegate alle vicende del palazzo e della città di Pisa. Al contesto storico-artistico e funzionale di questo luogo fortemente connotato si aggiunga il carattere peculiare della raccolta del Centro Pecci, che è incentrata su ricerche artistiche postmoderne dagli anni 80 ad oggi, con vari innesti di opere delle neoavanguardie degli anni 60 e 70 del XX secolo, acquisite nel corso di 25 anni di attività espositiva, dal 1988 al 2013. Queste opere sono la traccia di ciò che è stato proposto e presentato al Centro Pecci, una sintesi variegata, non esaustiva ma significativa, dell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Alla Normale presentiamo una selezione di opere realizzate fra il 1964 e il 2007 da artisti italiani ed europei. In questa sala le opere sono collocate con rispetto per l'importanza del luogo. Tendono cioè a mimetizzarsi sotto forma di libri contenuti all'interno dello storico archivio Salviati, alle mie spalle. In realtà sono opere plastiche che propongono esperienze del libro al di là del contenuto testuale. O in forma di carta celeste, alla vostra destra, elaborata dal poeta visivo Eugenio Miccini, che l'ha contrassegnata con il motto ironico «Gli dèi non amano il disordine». Nella sala del Gran Priore, di fronte, la scultura policroma di Mimmo Paladino, esponente di spicco della transavanguardia, è posta davanti allo sfondo vuoto simulato dal trompe-l'œil ottocentesco per dare corpo alla profondità illusoria dipinta sulla parete. Una fotografia artistica di Alessandro Alimonti, appesa a fianco, accentua lo straniamento architettonico e rivela la bidimensionalità inesorabile dell'immagine. Nel corridoio d'ingresso, vi sto conducendo ad una visita virtuale, poi la potete percorrere realmente. Nel corridoio d'ingresso al secondo piano, per chi entra al piano nobile del palazzo, si trova un'opera di Émile Isgrò, vero maestro d'inganni, uno tra i più affermati artisti italiani del dopoguerra, capace di trasformare il linguaggio verbale in linguaggio visivo, riuscendo a spiegare più cose di quanto non dica. Paradossalmente, come fa nella grande composizione di Mappe cancellate. Accanto all'opera di Sgro è posta la serie fotografica di particolari abitativi, concepito come un progetto artistico
prima che trovati, ripresi nella realtà da Luca Andreoni e Antonio Fortunio, che sono due tra i più interessanti fotografi affermati sulla scena artistica negli ultimi 20 anni. Nell'attivo corridoio della direzione è installata la sequenza variopinta di fogli monocromi disposti da Anne Patrick Poirier secondo un ordine temporale, come un diario di pigmenti ed umori. L'insieme di queste tre opere, di Sgro, Andreone Fortugno e dei coniugi Poirier, compone un itinerario fra diverse rappresentazioni e soprattutto modulazioni dello spazio contemporaneo, la sfera geopolitica, la scala urbana, la dimensione intima e personale. Nelle stanze della direzione sono collocate due opere di poesia visiva, elaborate con tecnica virtuosa del collage da parte di Luciano Ori, e alcune opere sperimentali a base fotografica, fra le quali compare un raro collage di negativi, onirico quanto rigoroso, di Paola Levi Montalcini, artista e sorella della scienziata Rita Levi Montalcini. Sullo scalone saliamo verso il terzo piano. Sono installate due opere degli artisti austriaci Hubert Scheibel e Hermann Nitsche, che rappresentano esperienze e commistioni recenti fra la pittura e la performance. Si tratta di esiti pittorici, di gestualità espressive liberatorie, automatiche nel caso di Scheibel, e di azioni corporali catartiche, rituali nel caso di Nitsche. Nello spazio irregolare quanto monumentale dello scalone, il confronto incontro fra queste due opere coinvolge anche il ritratto di Leopoldo II, l'ultimo gran maestro in Toscana dell'Ordine di Santo Stefano, dipinto da Giuseppe Bezzuoli intorno al 1840. Una visione d'insieme delle tre opere è possibile dal ballatoio al terzo piano, dove salirete tra poco. Il ritratto del Granduca, abbigliato con l'insegna dell'Ordine di Santo Stefano, la Croce dei Cavalieri, si trova fra gli impasti cromatici emozionali di Scheibel, che richiamano alcune tonalità romantiche del dipinto ottocentesco, e la simbologia della croce evocata con forza da Nitsche nel camice appeso come un crocifisso sulla tela e impastato di colori sanguigni. Nel ballatoio del terzo piano, e qui arriviamo alla conclusione del percorso espositivo, si trovano due monotipi, cioè due pezzi unici di sviluppo fotografico informale realizzati senza macchina fotografica da Nino Migliori, uno dei maestri della fotografia italiana del Novecento. Sono due ossidazioni emerse in camera oscura attraverso sperimentazione con i liquidi di fissaggio. Nell'anticamera della sala degli stemmi è infine collocata una serie di composizioni musicali in forma verbo-visiva, potremmo definirla, usando un termine utilizzato dall'autore, musica visiva, realizzata da Luciano Ori con la tecnica del collage, creando un cortocircuito fra i segni della musica e vari rimandi grafici e testuali. Questo è in sintesi il percorso espositivo che abbiamo iniziato 2 anni fa, che quest'anno abbiamo rivisto e consolidato e che ancora una volta sottoponiamo al vostro giudizio. Buona visita all'esposizione e buon anno accademico. La Scuola Normale vi ringrazia per aver partecipato a questa cerimonia che, come annunciato, proseguirà nel pomeriggio con il simposio sul tema «Reale o virtuale? Scienza e arte aprono nuovi percorsi attraverso antiche frontiere», a cui interverranno Cristina Acidini, Niccolò Albertini, Horst Bredekamp, Fabio Cavallucci, Salvatore Lo Russo, Marina Pugliese, Emma Richardson. Siete ora invitati a visitare le nuove opere del Centro Pecci. Vi accompagnerà in questo percorso Stefano Pezzato. Al termine del percorso sarete graditi ospiti della scuola a un rinfresco che sarà servito nella sala degli stemmi.